La solidarietà e la vicinanza a chi si trova a dover attraversare momenti di difficoltà e di dolore è il sentimento e lo spirito con cui, dallo scorso anno, un gruppo di amici legati dall'amore per la moto ha voluto dedicare una giornata speciale per i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Circa 30 babbi Natale, nella mattinata di ieri, ha attraversato le strade del Vallo di Diano per raggiungere il reparto di pediatria e portare tanti doni insieme tanti sorrisi ai piccoli degenti che li hanno accolti con un volto pieno di meraviglie e di allegria. Regaliamo un sorriso, il titolo dell'iniziativa promosso dagli amici delle moto, che senza costituire nessun tipo di associazione sono soliti riunirsi per condividere la passione per la moto. In occasione del Natale dello scorso anno, l'idea, nata da uno di loro, ispirandosi all'incontro avuto girando per l'Italia con casi di babbi Natale motorizzati. Da qui la proposta agli amici di mettere la loro passione al servizio dei bambini, una proposta che ha raccolto da subito il consenso di tutti e che quest'anno ha visto anche una pronta partecipazione all'iniziativa di altri amanti delle moto, alcuni dei quali provenienti dalla Basilicata. Il progetto nasce dal cuore e si finanzia con la sola generosità dei partecipanti, che ognuno secondo le proprie volontà ha lasciato un contributo per l'acquisto dei doni da consegnare poi ai bambini. Già lo scorso anno, nel lanciare l'iniziativa, la partecipazione è stata particolarmente intensa, ma per questo Natale 2019 i partecipanti sono stati davvero numerosi e in tanti non hanno voluto in alcun modo far mancare il loro contributo per regalare il sorriso ai piccoli ricoverati in ospedale. E di sorrisi ne hanno regalati davvero tanti, perché oltre ai doni inaspettati, la loro generosità e il loro amore ha portato ai piccoli e alle loro famiglie anche alcuni momenti di felicità, sorrisi e festa, doni speciali per aiutarli a guarire e poter festeggiare meglio questo Natale. La generosità del gruppo di motociclisti è stata davvero molto forte, tanto che l'alto importo raccolto ha permesso di comprare regali per tutti i bambini, ottenendo anche un discreto residuo. Ulteriori 150 euro raccolti dai partecipanti è la somma regalata questa mattina all'Associazione Antonio Finamore, affinché possa farne buon uso nell'ambito delle sue attività dedicate alle persone affette da disabilità. Una bellissima iniziativa che è stato anche un grande segnale di come basta davvero poco per poter regalare sorrisi a chi ne ha tanto bisogno e rendere davvero speciale il Natale. Questo gruppo di amici con questa azione ha dimostrato di aver colto l'essenza vera del Natale, cercando di trasferire a tutti il messaggio di solidarietà, pace e amore che deve accompagnare la vita di tutti i giorni ed in particolare questi giorni di festa.